Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi voglio presentarvi il mazzo inventato dal mio amico Marco, l'ideatore di Proxycroak, e stiamo sempre all'interno del mondo fase 2 analizzando un po' meno dal punto di vista competitivo, un po' più dal punto di vista del divertimento, questo incredibile Meganium Repairior. Ma prima, sigla. Perfetto, come avevamo visto in uno degli scorsi video di Meganium Greninja, questo nuovo Meganium ha aperto sostanzialmente il mondo a tante diverse opportunità, alcune competitive, altre divertenti, altre come questa sicuramente interessanti. Il Meganium l'abbiamo visto da poco, sostanzialmente nel momento in cui lui è in gioco ti permette di evolvere direttamente i Pokémon base in fase 2 senza aver bisogno della Candy, e questo apre sostanzialmente a tante possibilità, perché nel momento in cui non abbiamo più bisogno delle candy vuol dire che anche sui fase 2 possiamo usare gli Acerola, e fare gli Acerola su un fase 2 che di solito è particolarmente grosso lo rende anche difficile più del previsto da buttare giù. E in questo caso specifico, oltre ovviamente allo Swampert per pescare, quindi scatta 1, pesca 3, che bene o male ci sta sempre bene perché pescare fa bene in ogni mazzo, con questo mazzo in particolare abbiamo deciso di puntare su il Repairior. Che cosa fa Repairior? Ora, possiamo anche ignorare l'attacco perché non è quello che ci interessa, ma quando entra in gioco dalla mano puoi scartare le prime 3 carte dal mazzo avversario. Quindi, come avrete intuito, il mazzo è un vero e proprio mill. Quindi punteremo come strategia del mazzo sul far scartare tutte le carte del mazzo avversario. Come? Mandando davanti quanto più possibile a Repairior. Ogni volta che Repairior subisce danni, Acerola lo riprendiamo in mano, Acerola lo riprendiamo in mano, Acerola lo riprendiamo in mano. E continuiamo questo loop all'infinito fino a quando ovviamente l'avversario non avrà preso tutti i premi o, si spera, avrà finito il mazzo, per cui vinceremo noi. Cosa c'è da dire importante? Non vinceremo velocemente, la nostra sarà una partita tirata fino alla fine, sperando ovviamente che il nostro avversario non abbia subito tutto in mano o che non abbia un mazzo in grado di fare 160 danni con costanza. Per aumentare la possibilità di finire il mazzo d'avversario, un bel Charizard GX. Dato che mi sembra questa settimana qualcuno mi aveva chiesto online: ma c'è mai stato un Charizard decente giocato? La risposta è stata ovviamente no, però in questo mazzo abbiamo tirato fuori anche un Charizard GX da usare. Come lo usiamo? Con il GX. Quindi Raging Out GX scarta le prime 10 carte del mazzo del nostro avversario. Ora, non sarebbe usabile in nessun modo se non in questo praticamente, però siamo riusciti anche a farlo saltare fuori. E è semplicemente un enorme boost di scartaggio al mazzo avversario, perché il Repairior 3 a 3, addirittura 10 in una botta sola. Sostanzialmente in un turno possiamo arrivare a fare fuori 16 carte dal mazzo avversario, che non sono poche, per cui ci basta... Se facciamo un attimino di conti, 6 carte sono via tra i premi, 7 più 1, 8 sono quelle che pesca all'inizio, quindi 8 e 6, 14. 14 togli le 16 che togliamo soltanto in un turno. Il nostro avversario deve fare tutto il suo gioco con 30 carte. 30 carte vuol dire sostanzialmente giocare con metà mazzo, contando che noi ovviamente ogni turno gliele scalteremo. Non è semplice, per noi sicuramente è divertente vedere scartare l'avversario, soprattutto quando tipo sei contro Zora che gli scarti 3 doppie e vedi l'avversario che ha gli insulti disegnati in faccia. Ora, per arrivare però a scartare tutto il mazzo avversario, noi dobbiamo cercare di guadagnare quanto più tempo possibile. Per cui ci sono dentro due Pokémon, che sono Shuckle e Ninetales, che ci servono proprio per prendere tempo, perché noi quanto più tempo prendiamo, quante più possibilità di scartare carte dal mazzo avversario abbiamo. Per cui Ninetales non può essere attaccato da XGX, lo piazziamo lì, bello tranquillo, soprattutto se poi il turno prima avremo attaccato col Vulpix, tanta roba. Lo piazzi lì e il nostro avversario ogni volta deve tirar fuori un Guzman per fare il KO. Ma tra quelle che gioca lui e tra quelle che gli scartiamo noi, non è così scontato che abbia sempre il Guzman per fare il KO. Altra cosa invece è lo Shacolacol. Shacolacol non può essere attaccato da chi ha meno di 3 energie, per cui lo mettiamo lì, mazzi come Grumbull, Jumpluff o simili faranno un po' di fatica a tirarlo giù, per cui qualche altro turno ce lo può procurare. Uno per Dilele, perché in questo mazzo soprattutto all'inizio noi non attaccheremo, come potete vedere abbiamo solo una energia in tutto il mazzo, per cui
La maggior parte delle volte Steven è la carta che vogliamo fare. Steven cerca il mazzo tra carte che vuoi e dopo le metti in mano, perché concludi il turno. Ma a noi va benissimo, perché noi vogliamo arrivare al Meganium, o meglio al doppio Meganium, il prima possibile. Doppio Meganium ci permette di mettere giù Swampert, Riperior, Swampert, Riperior, Riperior, Riperior e continuare, continuare, continuare. Andiamo a vedere un attimino le carte del mazzo. Questo mazzo non ha tutte quelle carte che noi di solito giochiamo, quindi niente Guzma, niente Lily, niente Cinzia. Perché? Perché a noi non interessa fare i premi, non interessa, non andremo mai. Ti chiamo avanti lui così te lo ammazzo. No, io ti scarto le carte. Ti scarto le carte per cui la strategia del mazzo è quella e deve essere ovviamente improntata su quello. Triplo martello perché? Per guadagnare tempo. Perché? Perché se l'avversario magari fa tutti i turni un KO oppure ha un Gardevoir che si carica, carica, carica le doppie, se ti scarto le doppie forse non riesce a fare il KO. Se non riesce a fare il KO è un turno in più che io guadagno, per cui contento. Nestball. 4 Nestball sono semplicemente dei cicorita in più da avere il primo turno, comunque che diano la possibilità di avere un po' più di settaggio iniziale, che non è proprio velocissimo. Rare Candy è un obbligo perché il primo Meganium comunque dobbiamo tirarlo fuori con la Candy, per cui almeno il primo serve con quello. Doppia Rescue Sketch, nel momento in cui il nostro avversario farà ostinatamente KO i Meganium o perderemo troppe cose, o comunque sono tre carte in più perché rischiamo di finire il mazzo anche noi a un certo punto, per cui carte guadagnate. Super Scoop Up. Lancia una moneta. Se esce testa, riprendi in mano un Pokémon con tutte le carte rassegnate. A noi cosa interessa? A noi interessa ovviamente riprendere in mano Riperior, perché ogni volta che tiriamo in mano Riperior sono tre carte che il nostro avversario scarta. 4 Ultra Ball, doppio Brooklet Hill per andare a cercare Rhyhorn, Vulpix, Mudkip, insomma tutto un attimino il mazzo che ci serve. Dopodiché una carta che sicuramente non abbiamo ancora visto, che è la Po Town. È una stadio e dice: quando un Pokémon evoluzione entra in gioco, gli metti sopra 3 danni. Perché 3 danni? Io dici, cacchio, ma io metto in campo le evoluzioni, perché devo mettergli sopra 3 danni? Per il semplice fatto che se i Pokémon non hanno danni, io non posso fare Acerola. Per cui prima del mazzo c'era una Rainbow che ho tolto, ho preferito mettere questa Po Town che è incredibile, Po Town o P Town, assolutamente incredibile. Perché? Perché ogni volta che entra Riperior, con Acerola lo riprendo in mano e lo rigioco. È bellissima questa cosa, assolutamente fondamentale. 4 per di Acerola, mi serve riprendere in mano tutto, doppio per di Gladion. Perché? Perché io non faccio premi, l'energia che ho è una boost e voglio tenermela per fare il GX di Charizard, per cui tutte le carte che abbiamo nei premi, ce ne sono un po' che rischiano di esserci utili, tipo i Ninetales contro il Mono GX, un Meganium nei premi fa sempre malissimo. In generale sono carte che noi vogliamo quasi sempre usare e vogliamo sicuramente avere nel mazzo. 3 Lusamine, proprio per andare a riprendere all'infinito quella Po Town che è fondamentale, e gli Acerola. Steven li abbiamo già visti. Ultima, ma sicuramente non per importanza, Super Boost Energy. Una delle carte che sta venendo fuori più giocata in assoluto, e sì che non l'avevamo praticamente cagata di striscio quando è uscita. Quando hai, può essere assegnata a chiunque, provvede un'energia incolore, ma se è assegnata a un fase 2, provvede un'energia di qualunque tipo. Ma se è assegnata a un fase 2 e hai altri 2 fasi 2 in gioco, quindi 3 fasi 2 in totale, questa carta provvede 4 energie di qualunque tipo. 4 energie di qualunque tipo vuol dire che ci permette di fare il GX di Charizard, ed è questo perché c'è dentro. Il doppio Gladion ovviamente serve per andare a prendere o il Charmander o il Charizard o la Boost, quindi tutto molto bello, tutto molto fondamentale, incredibile, non avrei mai pensato di mostrare un Charizard in un video, però eccolo qua. Meganium, Riperior, Charizard, Swampert e chi più ne ha più ne mette, sono 23 Pokémon. Andiamo a vedere con qualche partita come funziona, non so dire se vincerò o perderò, ma di sicuro questo mazzo è divertente anche soltanto per vedere, continuare a scattare, scattare, scattare le carte del mazzo avversario. Qualche bella partita, subito. So, let's play some game. Allora, non penso riuscirò a fare tante partite, più che altro perché a meno che l'avversario non concede subito, le partite solitamente sono straordinariamente lunghe con questo mazzo. Allora, ottima partenza. Perché ottima partenza? Perché abbiamo sia Cicorita che Steven, e partire al primo turno con Cicorita e Steven è ottimo. Lostmarch. Allora, Lostmarch è antipatico perché ci fa il KO in un turno, soprattutto il nostro adorabile Riperior che ha debolezza erba, per cui dobbiamo sicuramente stare molto attenti. Ancora di più antipatico il fatto che abbia i Marshadow nel mazzo che ci distruggo una mano, per cui tante cose molto poco simpatiche, vediamo se riusciamo comunque a uscirne.
Ah, inizia pure lui, massacro. C'è da dire che, almeno in teoria, il mio avversario potrebbe giocare tante, 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 tante carte per arrivare a settarsi. Ovviamente è la speranza. No, hanno cambiato i segnali GX. Sì, tra l'altro, mi sono messo qui per fare il video, accendo il computer. I server stanno offline per 3-10 minuti. Immaginate che tristezza, ero già tutto pronto a fare un sacco di cose invece. Però vabbè, hanno messo i CNGX nuovi, non so, non ho guardato cos'altro abbiano cambiato, però. Helm, doppio Hoppip. Ovviamente qui con il ripero, se si riescono a scartare le energie, si fa il massacro. Dunque, prendo Cicorita. È incredibile perché ho già in mano praticamente tutto. Ultra Ball, scarto Acelora e Rescue. Sono costretto ad andare a prendere subito lo Shackle. Proprio perché se lui riesce a farmi già KO il Rhyhorn il turno dopo, la partita inizia a essere complicata. Allora, ho un Meganium. La stadio. Dopodiché una Nestball. Togliamo carte dal mazzo. No, non è vero Nestball, cosa stai dicendo? Un altro Steven. Un altro Steven perché soprattutto all'inizio io devo continuare questa catena di Steven. No, mi aspetto in realtà un Marshadow dritto in faccia. Perché le nuove versioni di Lost March puntano molto sul Marshadow, sia per spezzare la mano dell'avversario, sia per cercare di migliorare la loro. Floral path to the sky. E arriva il Jumpluff. Già un'energia erba sarebbe sufficiente per il KO. Doppia croce. Aspetta. No, mi dispiace un sacco. Peccato per la doppia croce. Scarta 2, scartato un Jumpluff. Vediamo se va a prendere. No, prende Oranguru piuttosto che Marshadow. Magari ce l'ha in mano anche quello, però. Ah, noi fa ovviamente comodo questa cosa. Lost March. Beh, accetto il KO. Dunque. Caramella Meganium. Brooklyn in gioco. Prendo Mudkip. Non ho il Charmander. Quindi dovrò usare un Gladion. Prendo uno. Due. No, non ha ancora giù abbastanza Pokémon per mettermi KO il Meganium, quindi me la rischio almeno sotto questo punto di vista all'inizio. Per me il Meganium è fondamentale da avere, però lui deve avere 8 Pokémon rimossi dal gioco, ne ha fatti 2 il primo turno, per cui magari non ha tutto quello che gli serve. Però se un altro si inizia già subito a segnare le doppie per il KO, Martellino mai non fa. Allora, ho scelto di dimostrare questo mazzo perché? Perché intanto è qualcosa su cui noi stiamo lavorando e ci sembra carino condividerlo, anche perché ci stiamo lavorando in tre e ci stiamo divertendo tanto nel farlo, per cui chissà che magari è qualcosa che potete trovare divertente anche voi, soprattutto da condividere. Qui il Meganium lascia il via a tante nuove opportunità e penso davvero che la cosa sempre migliore sia quella di cercare di
come dire, sperimentare sempre il più possibile. Ok. Martello. Arriva un Mudkip. Arriva il secondo Cicorita. C'ho il secondo Meganium, sì. Dopodiché scarto una Candy, in teoria non dovrebbero più servirmi le Candy proprio grazie al doppio Meganium. Ok, arriva un Reperior. E Steven. Steven, vado a prendere il secondo Meganium, vado a prendere il secondo Swampert. Un altro Steven o il martello. Allora, lui tra l'altro ha rimosso una doppia. Per cui già due doppie sono fuori, ne rimangono soltanto due per attaccare. Ecco, arriva un'altra doppia. Un'altra doppia vuol dire che Kurongui fa 6 e 3, 9, quindi non mi fa il KO comunque. Forse quella la vuole usare per ritirare. Forse vuole fare Guzma, ritiro e un KO dietro. Trambic, vediamo se me ne rimuove una. Trambic dice: se ce l'hai in mano puoi rimuoverlo dal gioco. Se lo fai, guarda la prima carta del mazzo avversario. Se è una supporter, la rimuovi dal gioco. Quindi non mi ha rimosso niente, per cui non è una supporter. Un bel Cinzia e non ci può attaccare. Ottimo, turni guadagnati con lo Shuckle. Ogni turno guadagnato è qualcosa di prezioso all'infinito. Doppio Swampert. Iniziamo. Swampert, scarto la Brookle, pesco 3. Secondo Swampert, scarto Nessball, tanto ho la panca piena, e pesco 3. Un bel martello, no. È arrivato il Gladion. Potrei fare Gladion per andare a prendere il Charmander. Altrimenti Altrimenti faccio un altro Steven. Faccio un altro Steven e cosa vado a prendere? No, il Reaper no, ce l'ho già, ho già le Ultaball. Martello. Potawn che è importantissima. Martello, Potawn. E uno super scoop up. Allora, perché è importantissima la Potawn? L'ho spiegato nel momento in cui andavo a fare il mazzo e adesso avrete modo di vederlo in azione. Sempre se non tira fuori il Marshadow dal nulla. E adesso noi cosa faremo? Evoluzione Reperior che prende i danni con la Potawn. Acerola. Evoluzione Reperior di nuovo. Quella è la terza doppia. Non mi è ben chiaro il motivo della doppia sull'Oranguru. Però, anche perché non l'avesse fatto, mi avrebbe fatto KO Shuckle. Ah, ok, lo fa comunque, perfetto. Cioè, dire se non altro che questo è l'ultimo KO che questo che prenderemo con questo Shuckle. 1, 2, 3, 4. Quindi posso anche mandare avanti un Meganium. Gli altri sono purtroppo deboli. Apricorn Maker. Inizio quasi a pensare di non essere contro la versione con i Marshadow. Doppio Skiplum. Ok, i danni iniziano ad essere parecchi. Un Jumpluff è via. Qualora uno fosse nei premi, uno Skiplum dovrebbe, ahimè, rimanere lì. Ah, dunque, uno arriva. Vediamo se arriva anche il secondo. Soltanto 22 carte rimaste nel mazzo. Per noi questa cosa è ottima. Allora, io
ho tre super scoop up, per cui spero che almeno uno di quelli entri. Questo turno vado a prendere necessariamente il Charmander. Perché? Perché siamo molto molto vicini alla conclusione della partita. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Gliene servono altri due per fare il KO. Dunque, Potown. Dopodiché scarto una, pesco tre. Niente di utile. Scarto una e pesco tre. Sto quasi per finire il mazzo, ma a me interessa molto poco, perché il mazzo probabilmente lo finirà prima il mio avversario. Dunque, evolvi Rhyperior, che prende 3 danni. Sì. Attivo l'abilità, scarto 3. Dopodiché, super scoop up. Primo, niente. Super scoop up. Secondo, niente. Almeno uno, per favore, uno su 3. Oh, grazie. Perché non volevo giocare a Cerola questo turno. A me serve il Gladion per il Charmander. Ok, per cui metto giù Rhyperior. E metto giù Chikorita. Sì, metto giù Chikorita. Secondo potere di Meganium. Ho messo giù Chikorita perché ho comunque una barella nel mazzo. No, non è vero, nei primi. Scherzavo. Sì. Abilità. Trambic scartato, ottimo. Ok, allora cosa mi aspetto? Mi aspetto che il Meganium possa andare KO o meno. Pace amen. 2, 4, 6, ne mancano altri due in realtà. E dopodiché Rhyperior e spero di pescare l'energia che manca. Con l'energia noi andiamo a fare il GX e a chiudere la partita di fatto. Energia dietro a Guzma. Vediamo chi fa il KO. KO Rhyperior, interessante. Vabbè, mando avanti Chikorita e continuo con Rhyperior io. Tanto il mio avversario ancora ha 3 premi, quindi fa KO questo premio, arriva uno. Io metto giù un altro Rhyperior con la speranza che almeno quello sopravviva. Ah, siamo così vicini, così vicini. Quanti Guzma ha giocato lui? Solo uno. Scarto una, pesco tre. Rhyperior. Potere di Meganium. Cioè, Rayon, potere di Meganium. Rhyperior. Scarto 3. È andato un altro Guzma. Ok. Acerola. Riprende in mano Rhyperior. Rayon. Rhyperior. Assolutamente sì. È andato anche l'altro Guzma? No. No, è un Cinzia. Vabbè. Allora, io la chiudo il prossimo turno, per cui scarto una, pesco tre. Energia, per favore. Non ci credo, non ho ancora trovato l'energia. Ok, allora, io adesso devo solo sperare che lui non abbia un altro Guzma per mettermi KO questo Rhyperior. Perché? Perché a me serve
che lui metta KO l'attivo in modo che io possa uscire con il Riperior, in modo che possa riprenderlo in mano e uscire col Charizard per fare il GX. Per cui speranza. Tra l'altro lui mi ha messo KO un Rhyhorn e io ne ho uno nei premi. Ok, Cinzia. Cinzia, è finita. È finita. Prenditi questo KO di Chikorita. Raging Out. Rimetti nel mazzo. Che brutta carta. Rimetti nel mazzo tutto quello che vuoi, non mi interessa. Questa è la prima partita di tante, ovviamente. Ce ne saranno tante in questo modo. Che a parte il fatto che il mio avversario rimuove due e pesca una, per cui forse non ho neanche bisogno del Riperior. Ah no, sì. No, avessi avuto un altro Iron avrei chiuso comunque di Riperior senza nemmeno usare il GX di Charizard. Tra l'altro. Però giustamente c'è di usare il GX di Charizard e tanta roba. Quindi, Losmarch è una versione che preferisce avere più consistenza e meno dare fastidio all'avversario con i Marshadow. I Marshadow sono sempre un... Io personalmente non apprezzo Losmarch per i Marshadow, sono un'incognita troppo forte. Ho fatto dei tornei in cui i miei avversari con il Marshadow hanno preso tipo 3 energie, 3 Jumpluff. Cioè, di quelle pescate talmente orribili che... si sono sostanzialmente uccisi da soli. La partita l'hanno persa loro più che io. Dai, pick adorable, fammi sto KO. Losmarch per il KO. Il mio avversario arriva a un premio. E noi mandalo avanti Riperio. Pesco una che è l'energia. Perfetto. Metto giù il Charizard. Acerola davanti. Promuovo il Charizard attivo. Super boost energy. E un bel raging out. Scarto le prime 10 al mazzo. Il mio avversario è senza energie. Affluence tool non pesca. Oh, fuori una. Buona la prima contro l'Osmarch tra l'altro. Shackle MVP. Ma il raging out di Charizard è qualcosa di bellissimo da finire. Ora, non so quanto possa essere mai competitivo. Io so per certo che è una delle cose più divertenti che mi è capitata di avere sotto mano. Difficilissimo, eh? Assolutamente difficilissimo. Come tutti i mazzi che stanno tirando fuori con il col Meganium. Sono talmente tante incognite che possono andare male che probabilmente iniziassi adesso a dirle finirei domani. Ma con questo in particolare, scartare 3 dal mazzo avversario è sempre qualcosa. È un po' come giocare alla roulette russa. Cioè, non sai mai se va bene, va male. Cioè, chissà che cosa ti posso scartare. Magari ti posso scartare la carta più importante che hai nel mazzo. E una cosa straordinariamente sorprendente, perché è davvero una sorpresa, il mazzo è consistente. Non sembra, perché sono 23 Pokémon, di cui 4 diversi fase 2, per cui non sembra, ma il mazzo è oggettivamente consistente. Losmarch, uno dei mazzi più forti in formato, e Decidueye Zoroark, probabilmente il mazzo in formato più forte nel momento. Per cui, altra partita molto bella, molto interessante. Andiamo a vedere un po' com'è. Quindi si setta ovviamente la panchina all'inizio. L'Elm a mazzi come quello ha dato un enorme aiuto. Ovviamente il Bridget avrebbe fatto la stessa cosa prima, però dall'uscita del Bridget serviva oggettivamente qualcosa di simile, per cui io gli ho già fatto vedere il Rhyhorn. Non so se il mio avversario abbia o meno capito che cosa ho in serbo per lui, però ovviamente non può aspettarsi che io giochi anche i martelli nel mazzo. Dunque, Nespol, prendo uno. Vediamo, ho tutti e due Meganium, ho il Charizard, il Swampert, sì. Ho anche il Knight, perfetto, c'è praticamente tutto nel mazzo. Beacon o Steven? Beacon o Steven, prendo Steven.
perché comunque un Pokémon lo prendo, che è il Meganium. Dopodiché però a me quasi sempre serve... Oh mio, il martello non sarebbe male. Resterei indietro di un turno però. No! Ho tre Brucletil nei premi! Ok, la scelta è diventata straordinariamente più semplice tutto a un tratto. Tre Brucletil nei premi. Wow. Direi che era tutto tranne che aspettato. Allora, vediamo se il mio avversario è subito in grado di uscire ad attaccare con lo Zorak. I mazzi aggressivi mi danno ovviamente fastidio. Qualora però questo Vulpix resistesse, non sarebbe così male per me, perché lo evolverei subito immediatamente in Ninetales e qualche turno in più dovrebbe darmelo. Vediamo. Ultra Ball... Forse lui prenderà il Ninetales. È una carta indubbiamente utile, che può andarti a prendere tra l'altro Switch e Timer Ball per andare subito ad attaccare. Non sarebbe una brutta mossa. No, Lele, quindi il Mao non ha proprio nulla. Wow. Tre Brucletil nei premi. O forse ne gioco solo due. Vabbè, sono tante comunque. Considerando che io, soprattutto all'inizio, devo continuare a fare Steven. Vabbè, non è che devo, voglio continuare a fare Steven. Ah, che antipatico. Che personcina antipatica. Allora, ha preso l'ele per tirare subito fuori un Judge. Quindi impedirmi il settaggio iniziale. Lui ovviamente ha tanto riguadagnato, visto che aveva anche lo Zorak in mano. Noi siamo stati sicuramente fortunati. Abbiamo ritrovato Candy Meganium. Tanto triste. Hai fatto doppia croce, mi dispiace. In realtà non siamo ovviamente dispiaciuti, però. Anche perché tra l'altro abbiamo avuto un ottimo Judge. Quindi Candy Meganium... Gladion, vado subito a prendere la Brucletil da mettere in campo, e Beacon di Vulpix, quindi assolutamente un ottimo matchup. Sperando adesso che lui non prenda lo Switch, qualora lo giochi ovviamente. Ah no, in realtà gli basterebbe anche un'energia per ritirare. No, Switch direttamente. Vabbè, buon per te. Allora, di per sé la partita non è negativa, il matchup non penso sia negativo. Più che altro perché lui gioca tante carte. Ne ha giocate già davvero, cioè 25 carte sono già fuori. Ok. Guarda qua. Due Brucletil, un Cicorita e un martello. C'ha davvero di tutto lì. Brucletil. Prendo ovviamente Vulpix. Ok. E vediamo adesso quanto in fretta riuscirà a settarsi il nostro avversario. Io sono completamente alla sua mercé al momento. Ho trovato il Meganium, è vero, però avevo decisamente una mano migliore prima. Lui adesso continuerà a pescare, quindi in realtà noi potremmo arrivare anche a un certo punto della partita in cui anche soltanto il GX di Charizard potrebbe, dico potrebbe, bastare per il capo, per chiudere la partita. Per cui nulla è perduto, soprattutto contro i mazzi che giocano a Zorak. Per cui nulla è perduto, lasciamolo fare, lasciamolo giocare tutti i suoi trade che vuole. Vai, 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 pesca, pesca. Ninetales, quindi arriveranno anche i Decidueye adesso. Quelli fanno sicuramente male. Però ne ho in campo soltanto due.
due decidui a me va bene perché ne avesse avuto giù tre mi avrebbe potuto fare KO tutti i Mudkip prima che arrivassero in campo. Invece, almeno adesso siamo salvi. Tra l'altro, due decidui vuol dire 120 e 4. Ah, sì, mi metterà sempre KO il Rhyperior. Però non mi metterà mai KO in un colpo il Charizard. E almeno quella è una cosa su cui possiamo puntare. Certo. Ok, arrivato Spitting per il KO. Ok, vediamo un po' cosa peschiamo. Cicorita. Non male. Non male. Mudkip. Ne non ce l'ho. Sì. Mudkip, dopodiché Beacon per il doppio Swampert. Perché doppio Swampert? Perché posso andare a prendere un altro Mudkip dopo. Io ovviamente sono indietro, sono assolutamente indietro. Quindi sto cercando pian piano di arrancare. La mia speranza è che lui continui a fare trade. Continui a fare trade e non aspettandosi il Charizard. La mia speranza è ovviamente quella. Io posso arrivare a fare abbastanza facilmente 13. Posso scartare abbastanza facilmente 13 carte in un turno. Per cui giustamente. L'avversario deve fare una scelta, quindi ti giochi la partita aggressivo, quindi cercando di avere subito tutto quello che ti serve per fare quanto più male possibile, o giochi conservativo, non arrivando quindi a scartare le carte che hai nel mazzo. Quindi lui in questo momento l'avversario ha fatto la scelta visto che era messo oggettivamente molto bene, di uscire subito ad attaccare aggressivo. Tanto ora potrebbe anche fare il KO. Sia al Meganium che al Mudkip. Probabilmente sta pensando a cosa fare il KO. Ok, dato che ha messo i 20 danni, probabilmente farà il KO al Mudkip. Scelta assolutamente intelligente. Niente da dire. Io ovviamente ho nel mazzo tutta una serie di carte che possono dargli fastidio. Non le sto pescando. Quel judge iniziale mi ha assolutamente massacrato. Però nulla è perduto. Assolutamente nulla è perduto. Dunque, Brooklyn Till. Secondo Mudkip. E arriva uno Swampert. Dopodiché scarto Swampert. Martello. Ah, qui posso fare qualcosa di interessante. Cosa intendo? Posso scartare due con la Ultra Ball e prendere il Ninetales. E con l'era andare a prendere Steven. Potrei guadagnare qualche turno in questo modo. O potrei definitivamente darmi la zappa sui piedi e perdere. Cioè direi che lui ha già usato due Guzma. Sì, me la sento di rischiare almeno un turno. Sì. Me la sento di rischiare. Poi posso sempre farlo sparire con la. Con Acerola, eh. Ok.
Steven. Chissà quanti turni ho ancora. Allora, cerco di prenderne il più possibile. Uno. Due. Oh, guarda quell'altro che mi mette fretta. LOL. LOL. Cioè, nonostante abbia cliccato ok, mi ha dato soltanto un martello. Qui è colpa, assolutamente colpa mia. Ci ho messo troppo prima. LOL. Vabbè. Godiamoci questo martello. LOL, LOL. Vabbè, niente, lo Steve mi serviva. Lo Steve mi serviva, io ovviamente non ho più nulla adesso. Però se non altro lui ha già due Guzma fuori, per cui posso sperare che non ne abbia altri. Ha solo 18 carte rimaste nel mazzo. I danni ovviamente metterà quanti più danni possibili davanti. Però questo è un altro, resiste ancora un po'. Spero di pescare nulla che mi serva, visto che lo devo scartare con lo Swampert. Ok, turni guadagnati. Martello. Mi spiace Riperior, eri sicuramente interessante, però. Lusamino. Solo 18 carte. Sì. Prendo Riperio. Se riesco ad arrivare al Charizard, la partita è finita. Ho questo Lele però che devo cercare di far sparire, perché in questo momento Lele è pericolosissimo da avere lì. Ok. Mi serve esistere solo un turno. Tra l'altro vediamo, lui ha scartato... Non ha ancora scartato le choice, per cui potrebbe averle ancora tutte in mano. Allora, probabilmente mi metterà altri 40 danni al Ninetales. O arriverà addirittura a farmi il KO il Lele. Vediamo. No, allora, il Lele è salvo ancora un altro turno, perché ha dato l'energia Rainbow al Decidueye, quindi vuole probabilmente fare il GX. Ok, posso arrivare già adesso a mettermi nella situazione di chiudere la partita. Quindi se lui... Se... Guzma su. Guzma su Lele. Ok, scegli di attaccarmelo. Perfetto. Perfetto, perché almeno ho modo di farlo sparire. Ha buttato via, tra virgolette, il suo ultimo Guzma.
Io ovviamente sono indietro perché mi servono tante carte, però non posso assolutamente lasciare che questo Lele vada KO. Nantes può anche morire, non mi interessa. Cioè, Dio, mi interessa, però lo accetto. Complicata, ma posso farcela. Gladion al momento non mi serve. Niente di questo in realtà mi serve. Acerola. Allora, ho Ultron, mi serve l'energia. Mischio 3. 1, 2. 1, 2 e 3. Bruffetil. Posso pescare ancora. Ed è sicuramente una cosa che scelgo di fare. Scarto Candy e Lele che non mi serviranno più. Power Draw. Dai, devo arrivare al Charizard. Fammi arrivare al Charizard. Uno c'è. Una c'è. Due c'è. Ne mancano due. Ne mancano due che sono Charizard e Energia. Charizard e Energia e la chiudiamo. Lui adesso prende sicuramente un premio qua su Ninetales. Prende un premio su Ninetales e si porta a due premi. Per cui a meno che non ha l'altra doppia con lo Zoroark, forse ho due turni ancora. Fu, 10 carte rimaste nel mazzo. Dai, mazzo. Energia. Pesco 6 carte. Raro, ne sono consapevole. Come l'impressione che ne arriverà un altro. Eccolo lì. Allora, vediamo. Ha già fatto i poteri, per cui Meganium non me lo mette KO in teoria mai. Perché se avessi messo Swampert poteva farmi 90. Quindi ritira 2, doppia KO. Questo invece anche con 120 non va KO. Non potevo rischiare di dare un altro premio questo turno. Cioè, non potevo rischiare di dargli due premi questo turno. Proprio non potevo. Niente, sono qui nella speranza. Se in 6 carte pesco il Charizard, ho chiuso la partita. Oddio, anche se pesco Rayon, ripero, caramella, scoop up, cioè gli scarto 9 in un turno. Dunque, c'è un Rayon. Scarto Steven, pesco 3. Non quello che cercavo. Scarto Lusamine, pesco 3. Sì, scarto 3.
veramente. Sono di uno sfigato con sti super scoop up. Uscivano tutti e due, potevo fare anche qualcosa di più interessante. Ah, vediamo, posso fare Acerola, riprendo in mano Meganium, mando davanti Swampert a caso. Mazza, se metti ansia, oh. Ok, evolvo. Evolvo di nuovo. Sì. Ha due carte nel mazzo. Ha due carte nel mazzo e due premi. Io ho dovuto togliere il Meganium perché... perché ho dovuto togliere il Meganium davanti? Perché se lasciavo davanti il Meganium, che aveva 90 danni, lui poteva mettermi 4 danni su e fare 70 dietro e 30 davanti per il doppio KO. Non so, cioè ho voluto proprio impedire al mio avversario di fare 4 premi questo turno. Perché? Perché se il mio avversario non fa 4 premi questo turno, abbiamo vinto. Oddio, a parte il fatto che deve comunque rimischiare un bel po' di cose nel mazzo. E 13 carte, vediamo se su 13 carte riesco a tirare fuori il Charizard o il doppio Riperior nuovamente. Tra l'altro avessimo preso una Candy, saremmo riusciti a chiudere il turno prima. Però vabbè, giustamente, soltanto una rimanente. Inizio il ribaltone. Allora, il ribaltone. Lui adesso può farmi KO. Cosa che mi dà fastidio? Ma in realtà non penso ci sia. A meno che non pesco proprio nulla in 6 carte di Swampert, non c'è realmente qualcosa che mi dà fastidio. Anche quando mi mettesse KO io ripeto, cosa che lui deve assolutamente fare. Ma ha già 3 Guzma fuori, per cui Camilla, gli rimangono quindi 7 nel mazzo. Potrebbe essere arrivato il momento di Charizard. Vediamo se chiudiamo due volte su The con Charizard. Allora, stiamo affrontando uno dei mazzi più forti in assoluto in formato, che tra l'altro ci ha spezzato la mano all'inizio col Judge, per cui ha arrancato tutta la partita. Ciò nonostante, lui ha ancora due premi. Non riuscirà a fare un premio questo turno, a meno di non scartare e fare il KO col Zoroark. Sì, 120 più 2 poteri KO. No, allora la rischiamo di nuovo. No, probabilmente ho sbagliato. Non dovevo mandare davanti uno Swampert a morire. Avrei dovuto mandare un Meganium. No, perché mi serviva comunque il fare sia il Charizard che il Riperio. Bella complicata. Il ribaltone è complicato. Ora, con uno Swampert serve Charizard e energia. Questo non lo è. Vediamo. No, arrivata l'energia, mancava il Charizard. Per una. Oddio, no, in realtà... vediamo. Sì. Scarto 3. Se gli vado a prendere l'ultima doppia. Lui quante ne ha qua? 1, 2 e 3. Se gli vado a prendere l'ultima doppia, gli metto KO lo Zoroark. Ah no, questo non è effetto da debolezza. Non è effetto da debolezza. Non so proprio come uscirne. Proprio non lo so.
Con una carta. Con una carta perché non abbiamo trovato il Charizard. Anche lo sciacquo andava bene, potevo paralizzarlo. Questo attacco ha un effetto da debolezza o resistenza. No, c'ero quasi. Dannato Charizard. Cioè, invece, se invece la Candy pescavo una Ultra Ball. Zero carte nel mazzo avversario. Non siamo riusciti a giocare il GX di Charizard in questo turno. Peccato, peccato davvero. Iniziamo a crederci. Iniziamo davvero a crederci. Well play. Lo so. Mancato un po' di cose. Di sicuro il Judge all'inizio ci ha distrutto. E il fatto che non mi abbia preso il click dello Steven non ha sicuramente contribuito alla vittoria. Peccato, peccato. Dunque, sì. Allora, questa è la terza partenza su tre in cui abbiamo comunque in mano un Chikorita e uno Steven. Ora, magari è semplicemente fortuna, io però lo sto giocando da un po' questo mazzo e vi assicuro che capita spesso, capita davvero spesso che il mazzo vada bene, ma proprio davvero bene. No, 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 non è. No, no, no! No, non è quello che pensi, fidati! Fidati! Non è quello che pensi. Allora, mi serve una. Due. Ma in realtà no, due. Non è quello che pensi, non è il Greninja. Fidati, fidati, Fedu. Non è il Greninja. È qualcosa di molto, molto più terrificante il Greninja. Bravo, bravo. Usa le Acrobat. Pesca, pesca, pesca. No, no, no. Niente, niente faccine, va. Non diamo segnali al nostro avversario. Cos'è? L'Ultra Necrozma. L'Ultra Necrozma fa male. L'Ultra Necrozma fa male, però. Però Ninetales può esserci d'aiuto in questa cosa. Non farmi Marshadow, ti prego. Ok, va bene. Inkai puoi metterlo. Ok. Pesca, pesca, pesca. Quanto più tardi ti farò vedere Hyperior, quante più carte tu avrai già pescato prima di quel momento. E in una partita di torneo, quindi una best of three, se il nostro avversario vede questo, non si aspetta ovviamente Hyperior, per cui pescherà. Perché si aspetta Greninja, per cui dici, caspita, è Greninja, quindi devo cercare di essere quanto più veloce possibile, devo cercare di dargli quanto più fastidio possibile. E invece. Poter metto giù Swampert. No, no, vabbè, facciamo finta che non abbia sbagliato a cliccare. Facciamo. Non è successo niente. Assolutamente, io non ho sbagliato a cliccare. Non mi ritroverò come un babbo a fare un lusamina per riprendere il doppio Steven.
sei un pirla. Vabbè. Energia attaccata a Linkai e un altro Cynthial. Lui ha già 3 negli scarti. Con 2, quindi se trovo un altro Malamar può già mettere il capo nel mio Meganium. E la cosa mi darebbe ovviamente un sacco fastidio. Devo tirare fuori un'altra candy. Ok. Perfetto, sono un babbazzo. Quanti Guzma ha giocato? Ancora nessuno. E vabbè, la paghiamo. Lo accetto. Sono 80 per energia scartata, quindi sono un bel po' di danni. Mando avanti Vulpix, sperando che resista un po'. Brooklet Hill, vado a prendere uno di questi. C'è l'altro Meganium, c'è anche il Cicorita. Cicorita. Scarto uno. Pesco 3, non voglio assolutamente regalare più premi del dovuto, già gli ho regalato uno di troppo. Scarto 2. Prendo Ninetales. Dopodiché Steven, vado a prendere l'ultima candy che rimane. Mannaggia a me. Dopodiché Swampert. E Acerola. Ok. Allora, forse ha visto il Rhyhorn, per cui se intuisce il Riperior... Ok, non intuisce il Riperior perché continua a giocare Acrobat. Vabbè, lui giustamente deve giocare cose, altrimenti questo Ninetales rimarrà lì davanti per un po'. Anche perché lui deve continuamente andare a caricare il Necrozma. Giratina. Molto molto cattivo e antipatico. 130. Vabbè, nel momento in cui assegnerà l'energia al Giratina, ne ha già 3. Ne ha addirittura 4, quindi arriviamo subito 3 energie. Se riesce anche a ritirarlo, ci pigliamo bellamente in fascia il nostro KO. Ok, mandalo avanti Riperior e vediamo cosa ne viene fuori. Ah, se non altro il Giratina non ci farà il KO. Ha solo 22 carte. Ah, sarà un'altra partita in cui andremo ad arrancare fino alla fine, ma ce la possiamo fare. Mando avanti Swampert. Caramella. Evolvo. Prendo un Pokémon. Voglio subito il Meganium. Evolvo. Un altro di questi. Un altro di questi. Inizio con questi. Sì. Swampert, scarto Acerola, pesco 3 e vado a prendere subito per il Charizard. Quindi, no, subito non riesco perché mi serve la Potown. Quindi Potown
Energia. E un pezzo. Ok. Perché Potawn? Mi aspetto che lo Swampert vada KO. Quindi esco di Rhyhorn, evolvo. Ah no, non ho Rhyperior. Non ho Rhyperior. Ah, se lui col doppio Gusma riesce a mettere giù subito. Riesce a farmi KO subito i. Entrambi i Meganium è un disastro. Vediamo. Aia, la vedo malissimo. Devo cercare di mettere giù subito il Charmander. Ho ancora una barella, però ho la Candy nei premi. Non mi servono assolutamente a nulla i martelli. Aia. Mamma mia, se la vedo male. Forse non ha. Non so se ha subito l'altro Guzma in mano. Me la devo rischiare. Una. Ah no, ho sia la barella che la Candy nei premi. Ho sia la barella che la Candy che due Rhyperior nei premi. E come se ne esce? Troppe cose, zio. Troppe, troppe cose. Troppe cose. Allora, la partita è arrivata al punto in cui se lui mette KO al Meganium adesso, abbiamo perso. È finita. Se invece quel Meganium sopravvive per un motivo o per l'altro, abbiamo ancora una chance. Ok, Ultra Necrozma significa che non è così. Però, posso usare la Candy. Ah, sì. Posso usare comunque Gladion. Chissà che magari lui non si avvede del GX del Charizard. Però devo metterlo giù un turno prima. Devo solo due pre. Mamma mia, che massacro. Mamma mia, che massacro. Guarda qua, 1, 2, 3, 4. Ha già usato due Guzma, se mi gioca anche il terzo. Scarto una, pesco tre. Ok.
Allora, non è ancora detto il tutto per tutto. Si può ancora portare a casa. Dipende quante risorse deciderà di giocare ancora lui. Io ovviamente non so quanti Guzman lui abbia o meno a disposizione. No, lui non sta più giocando nulla. Lui non sta più giocando nulla proprio. No. Lui giustamente sa che io voglio fargli finire il mazzo, per cui lui ogni turno fa uno via, uno via. 12! Ti prego, gioca ancora un acrobike. Eh no. Tesoro misterioso. No, perdo di una. Non ci credo. Perdo nuovamente per una. Questa è ingiustizia. Perdo di una che è il Riperior nei premi. Il doppio Riperior nei premi. No, questa è ingiustizia. Dunque, Power Draw, scarto carta a caso, pesco 3. Gladion perché mi serve la caramella. Ultra Ball, scarto martello e Nest Ball. Prendo il Meganium. Caramella, Meganium. Metto giù il Charizard, scarto 10 e prego, prego che non abbia il discartaggio l'ultimo Guzma. 8, 16, 8, 24. In realtà potrebbe tranquillamente chiuderla lo stesso. Ovviamente devo fare almeno una testa con la Super Scoop Up. Ok. Non se lo aspettava. Pum! Fuori 10. L'ultimo Guzman è andato. Un'altra partita finita con l'avversario che non ha più carte del mazzo. Lui però, se ha solo un'energia in mano o una choice, la chiude comunque. Cioè, dire che choice ne abbiamo scartate due. 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo. Invasion ritira. Assegna altre due. Per una! Allora, è la seconda partita di fila che, a parte il fatto che siamo stati talmente tanto imbarazzantemente sfortunati in questa, avevamo tutti e due Riperior tutti e due Riperior, una Candy e una Barella. Altrimenti poteva essere chiusa, peccato. 8, 8, 16, 8, 24 più 20 di Beast. Ah no, non può scartare la Beast! È vero, non può scartare la Beast perché non è una base. Vittoria! Allora, mi ero completamente dimenticato che lui non aveva più energie base, quindi gioca 8 psico e erano tutte fuori. Mi ero completamente dimenticato del fatto che l'attacco dell'Ultra Necrozma scarta soltanto le energie base assegnate. Qui non può scartare la Beast e scarta, fa semplicemente 30 in più. Per cui Chaiza sopravvive e non ha più carte. Allora, sono esaltato perché il mazzo è troppo divertente. Oggettivamente, ragazzi, se avete le carte per provarlo, ve lo consiglio perché è straordinariamente divertente. Tra l'altro, abbiamo incontrato i tre mazzi probabilmente più forti del formato e due vinte e una con zero carte rimaste. Per cui, assolutamente
anche il suo dire, quindi anche nel divertimento cercare comunque di prendere la competitività ogni volta se possibile, perché se si vince ci si diverte sempre. Spero che il mazzo vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato divertente, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto col prossimo video. Bella!